Eccoci con Viaggio Izzo, Eccoci che qua. è una bella serata stasera. Ce Solidarietà, l'auguriamo. Quando c'è solidarietà. solidarietà sono sempre belle serate, quindi vale sempre la pena presenziare, esserci. L'importante è esserci queste cose. E quindi diciamo porterete la vostra ilarità, la vostra classe, il vostro ingegno, ma soprattutto sarà una serata. Porterò quello che so fare, quello che faccio ormai da più di 40 anni e ne sono contento di farlo e spero che il pubblico poi insomma gradisca il mio modo di essere e di fare. Ma come mai ho questa impressione? Viaggio Izzo mi sembra uno di casa, uno che è stato sempre in casa nostra. Beh, domanda retorica, lo sai già la risposta, perché facendo televisione, la televisione entra nelle case delle persone, quindi è come avere un amico di famiglia. Lo stesso effetto fa anche a me quando la prima volta che io vidi Bonolis. Ma hai detto Paolo, sembra il mio fratello, sembra di conoscerti da sempre, ti posso dire anche i difetti che hai, perché è così, si entra nelle case della gente e quando si stanno a tavola cenando, tu sei in televisione e quindi si diventa familiare, questa è la cosa bella della televisione. Il rapporto di Biagio Izzo con la Calabria e con Crotone. Ma Calabria, io mi sento figlio della Calabria, ho una casa a San Gineto Lido, quindi tutti gli anni, tutte le estati sono a trascorrere le vacanze, ovvero mia moglie e i miei figli, perché io lavoro l'estate, è il periodo che si lavora di più, però amo la Calabria, io amo un po' tutto il sud, ma diciamo la verità, io amo tutta l'Italia, perché siamo italiani e dobbiamo essere orgogliosi di esserlo. Volevo una curiosità personale, ma ce l'hanno suggerita. Ma com'è il rapporto con Vincenzo Lido che l'ha costretto, l'ha convinto a venire qua? No, io con Vincenzo ho un rapporto protetto perché bisogna fare Siamo in fascia attenzione, a protetta. parte gli scherzi. Ho conosciuto Vincenzo un po' di tempo fa, una persona deliziosa, e già lui mi parlava di fare delle cose insieme e questo si è avverato e io sono qui appunto per ringraziarlo pubblicamente.